Le vigne del bel Piemonte, più precisamente dell'area territoriale del grande re dei vini del Barolo. Con grande piacere incontro ancora una volta Mauro Carosso, che è il responsabile nazionale dell'AIS per quanto riguarda la didattica ed è delegato di Torino, Associazione Italiana Sommelier. Diciamole tutte le cose. Mauro, dobbiamo prenderci i tempi giusti perché tu hai un format importante da presentarci. Un format che non ha avuto inizio nei vigneti, ma ieri sera durante una serata. Che cosa è successo? Allora, questo master sul Barolo che abbiamo pensato e abbiamo iniziato come primo numero uno, e ha avuto dei momenti sia in aula, quindi nella sede AIS, e dei momenti nei vigneti del Barolo, quindi è dedicato al Barolo con dei momenti didattici, formativi e degustazione. Sono cinque momenti presso la nostra sede di Torino con degli esperti e relatori importanti e poi tre momenti sul territorio. Perciò ieri sera abbiamo avuto i momenti, diciamo, più degustativi e teorici, tra virgolette. Oggi vediamo in pratica un qualcosa in più. Certo, i cinque momenti formativi sono dedicati alla storia, alla viticoltura, all'enologia, alle menzioni geografiche che sono la suddivisione delle vigne e poi alla storia recente. Sono cinque momenti. Parallelamente la giornata nel vigneti, quindi nella zona del Barolo, si è divisa con la giornata dedicata ai terreni, quindi all'aspetto geologico, sì. Poi le menzioni geografiche, il versante Serra Lunga Monforte e il versante La Morra Barolo. Mauro, una cosa importante, il sommelier dovrà essere sempre di più una figura professionale, cioè non è solo la passione, non è solo il bello di bere buoni vini, di assaggiare, ma dobbiamo essere, cioè devono essere il sommelier dei mezzi di comunicazione del vino. Sì, allora è un po' un'ipotesi di rinnovamento che deve inglobare una serie di parti formative che completano proprio la formazione, sia l'aspetto diciamo più legato ai corsi, ma soprattutto anche quello della comunicazione, cioè la comunicazione che non esclude però la parte anche dedicata al servizio e quindi la conoscenza del vino, perché non è solo il sommelier un versavino, deve essere colui che serve il vino, ma con competenza e anche con cultura. Questo va ad abbracciarsi, credo, a una filiera ben più profonda. Mi spiego una mia idea, forse posso sbagliare. Qui le terre stanno aumentando, un territorio dove i vigneti costano sempre più cari. Di conseguenza costeranno, perché devono costare più care le bottiglie, anche la figura professionale deve essere più professionale. Senz'altro, questo territorio è un territorio che è all'onore del mondo. I vini sono sempre più buoni, la qualità è assolutamente superba, di grandissimo livello. Quindi occorre una profonda conoscenza proprio della dinamica del territorio, della produzione, e per sapere comunicare questo vino bisogna avere conoscenza del territorio in cui nasce, del modo in cui viene vinificato e della sua storia. Per abbracciare il vostro mondo, per arrivare all'AES è facile, si può accedere. Si può accedere con i corsi base che sono aperti a tutti, ma noi vorremmo nel tempo poi aumentare l'aspetto di formazione di chi lavora nel settore. Completiamo con una battuta, mi dicevano che però a te non piace il Barolo. No. Dai, una battuta. io vivo di Barolo, quindi di Nebbiolo, diciamo, perché il Nebbiolo è il re dei vitigni. Che bella vita!